Parleremo di come il linguaggio produce emozioni. Se ti dicessi hai sbagliato, come ti sentiresti? O hai torto, come ti sentiresti? Se ti dicessi stai mentendo, allora? Utilizzando una sola parola posso cambiare il tuo umore velocemente e tu puoi fare la stessa cosa. Noi sappiamo che le parole che utilizziamo influenzano gli altri. Spesso ci dimentichiamo che le stesse producono effetti anche su noi stessi. Le persone mi domandano quali parole utilizzare e quali evitare. E io rispondo così. Utilizza qualsiasi parola che ti spinga ad andare avanti. Puoi utilizzare un linguaggio colorito se ti aiuta, oppure uno gentile o giocoso. Poi ci sono parole che invece ti fanno fare un passo indietro. La maggior parte delle persone utilizza un linguaggio che non gli è di nessuno aiuto. Ti suggerirei di fare attenzione al tuo TV, cioè transformation, al vocabolari. Devi imparare se il linguaggio che utilizzi modifica il tuo stato d'animo. Quali sono le parole che ti spingono a fare un passo avanti e quali invece un passo indietro e sbarazzarti di loro. Quando ero giovane mi buttarono fuori di casa. Mio padre tornava da Chicago e io rimasi solo a 17 anni. Non avevo dove andare ed ero sempre depresso. Ma un giorno mi dissi: la parola depresso deve uscire dal mio vocabolario. Posso essere triste, sopraffatto, anche arrabbiato, ma assolutamente non depresso. Da allora non utilizzai più quella parola e onestamente non mi sentivo più depresso. Perché se parlassi tutto il tempo di quanto sono arrabbiato, sarei effettivamente arrabbiato. Al contrario se dicessi: beh, questa è inconveniente, ma lo risolverò, sarebbe completamente diverso, perché il linguaggio è una delle chiavi per trasformare la tua mente, il tuo corpo e per raggiungere i risultati.